responsible for good luck. And now you see. Torna da venerdì 2 a domenica 4 settembre nella centralissima Piazza Cattedrale la nona edizione del Bitonto Blues Festival. Dopo due anni di restrizione pandemica, la kermesse torna rigorosamente in forma gratuita tra le strade per far risuonare i maggiori Blue Devils di tutta Europa. Il palco si riscalderà venerdì con Fabio Nobili Blues Project e i Bad Blues Quartet per proseguire il 3 settembre con la giornata più internazionale. Si alterneranno PG Petricca, Rogue Max, Giannasso, fino a lasciare la scena alla madrina dell'evento, l'armonicista americana Kelly Rucker, che concluderà a Bitonto la sua tournée estiva in giro per l'Europa, accompagnata dal Frank Hammond Quartet. Si terminerà il 4 settembre con l'Hypnotic Blues Trio di Patrick Motion e Daniele Tenka Blues Band. In questa edizione avremo degli ospiti degli artisti bluesmen made in Italy, perché il BBF, il Bitonto Blues Festival, ha sempre prediletto quelli che sono gli artisti sia emergenti e non della musica blues italiana, con ogni volta un ospite internazionale come quest'anno la Kelly Rucker. Si è partiti, nel ricordo, la prima edizione con un blues made in Puglia. Abbiamo avuto un'edizione bellissima dedicata al mondo femminile del blues, la Pink Edition del 2019, e quest'anno si ritorna in piazza con il Bitonto Blues Festival non edizione 2022. Sì, artisti nazionali e internazionali con questa madrina che ha imperniato tutto il suo tour europeo, perché adesso in Germania poi andrà in Spagna, e l'ha imperniato praticamente sul Bitonto Blues Festival, che è la sua data più importante, in quanto questo festival, come tutti quanti sanno, ormai ha raggiunto una fama nazionale e internazionale, avendo avuto ospiti da tutto il mondo. Anche quest'anno ci sono ospiti dalla Lombardia, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Sardegna, insomma da tutte le parti del mondo, sempre col solito entusiasmo straordinario del blues, musica che riunisce i popoli. Il Bitonto Blues Festival mira inoltre a far conoscere il sound blues anche ai più giovani. Per questo il festival sarà anticipato da una giornata di formazione in programma giovedì 1 settembre. La scuola media Benjamin Franklin aprirà le porte a Sebastiano Lillo e Vincenzo Tropepe, chitarristi e autori, che terranno un workshop per gli studenti e le studentesse. Una lezione speciale in collaborazione con le accademie musicali Lizard. Ah, indubbiamente è un evento importante, un evento che si consolida anno dopo anno, un evento che la città sente, e non solo la città, un territorio vasto e una realtà che il comune indubbiamente deve continuare a valorizzare, e quindi è una conferma. Ecco, è una conferma. Noi ringraziamo Beppe Granieri, che ci mette anima, passione, impegno, volontà, abnegazione, ma soprattutto lo ringraziamo per quella rete che riesce a creare, quella rete di partnership pubblico-privata che indubbiamente poi costituisce l'arma vincente di un'ottima riuscita di questo festival.